Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Volete una ricetta veloce? Volete una ricetta per la vostra schiscetta? Vi diamo noi la ricetta giusta. Oggi prepareremo un'insalata di pasta con zucchine, ceci e pesto. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono la pasta, quella corta, potete scegliere qualsiasi formato voi vogliate, noi abbiamo scelto le penne, ci sono 200 grammi, 125 grammi di ceci già lessati, quelli in scatola che sono comodissimi, li trovate al supermercato, due zucchine per il peso complessivo di 200 grammi, due cucchiai abbondanti di pesto alla genovese, uno scalogno tagliato finemente, olio, sale e pepe bianco. L'acqua per la pasta sta per venire a bollire e allora mettiamoci subito a cucinare. In questa ciotola, dove andremo poi a scolare anche la nostra pasta, passata sotto l'acqua fredda una volta cotta, ho aggiunto i ceci. Ho aggiunto un pizzico di sale, pepe bianco e olio. Li mescoliamo leggermente e li lasciamo insaporire. Mettiamoli da parte. In questa padella invece l'olio è già arrivato a temperatura, andiamo ad aggiungere, andiamo ad aggiungere lo scalogno e lo lasciamo dorare qualche secondo. Il nostro scalogno è ben dorato, andiamo ad aggiungere le zucchine, tutte all'interno, facciamole saltare qualche minuto, nel frattempo aspettiamo che l'acqua per la pasta venga a bollire, cuociamo la pasta e poi uniremo tutto insieme e andiamo a mangiare. Vi consiglio solamente di mescolare spesso le zucchine per non farle bruciare e attaccare, perché come vedete non aggiungiamo acqua né niente. L'acqua sta bollendo, andiamo ad aggiungere dentro l'acqua, un po' di sale, la nostra pasta. La nostra cuoce in 11 minuti, le zucchine avendole fatto cuocere sul gas a fuoco alto, in realtà poi ho aggiunto un cucchiaio di questo circa di acqua. Sono pronte, non si sono ammosciate, sono belle tenenti e ho regolato anche di sale e pepe. Ho spento il gas e ora non ci resta che cuocere la pasta, assemblare tutto e buon appetito! Eccoci qua nella ciotola dove c'erano i ceci e ho aggiunto le zucchine, ora la pasta scolata, raffreddata sotto l'acqua fredda e ora non ci resta che aggiungere il pesto, che è l'ultimo ingrediente, insieme ancora a uno o due cucchiai di olio e dare una bella mescolata. Lasciate insaporire bene, tu amalgamare bene tutti gli ingredienti. E ora ricoprite la ciotola con carta trasparente, lasciatela riposare in frigo per qualche ora, anche tutta notte, così gli ingredienti si insaporiscono bene fra di loro e poi non vi resta altro che gustarvela. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Qui c'è un profumo di pesto che non vi so dire. Mi raccomando, se la rifate anche voi, aspetto le vostre foto. E non dimenticatevi che la galleria I Fatti da Voi aspetta solo le vostre foto. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.